chiamato lockdown, appunto, l'ho spiegato prima, perché durante il lockdown ho fatto un po' di karaoke. Ho detto karaoke perché è così. In quel momento sono usciti proprio su tutti i portali musicali tutti i miei album vecchi, e le persone che mi seguono, che sono, non sono poche, mi hanno chiesto un po' di percorrere un po' il passato. Quindi cosa ho fatto? Mi sono messo lì voce e chitarra e ho riarrangiato questi brani. Quindi il giorno 11 farò la stessa cosa, naturalmente live, con un pubblico reale, e naturalmente con l'aggiunta di qualche musicista, rivedendo alcuni brani della scaletta, però diciamo che parte da quello. E mi è sembrato carino poterlo chiamare Rockdown, perché non sarà proprio rock, perché sarà in versione molto intima. Quindi io questa cosa l'ho fatta anche per poter fare tipo one man band, quindi da solo. E in realtà non sarò da solo, però diciamo che i brani reggono anche se io li suonassi da solo. Volevo chiederti, c'è stato un periodo di lockdown, per i musicisti, ecco, cosa avete fatto, come vi siete comportati, che periodo è stato? Allora, come si sa, noi purtroppo questa categoria è stata la più penalizzata. Uno, perché abbiamo smesso prima di tutti. Io avevo una tournée in atto, che era appunto la tournée europea di Ligabue, e avevo dei concerti miei, avevo un'uscita di un album. E quindi il fatto di ritrovarmi da un giorno all'altro senza poter fare niente, e neanche con una prospettiva, perché tutti i live, quelli grossi, sono stati riportati all'anno dopo, quindi siamo stati i primi a chiudere e saremmo gli ultimi a riaprire. Quindi diciamo che la nostra categoria è stata veramente quella veramente penalizzata. Quindi il fatto di risuonare, di avere contatto, almeno essendo la musica per noi musicisti è un grande amore, il fatto di poter riproporre delle cose ci serve proprio da stimolo.